Va ora in onda In famiglia, domande e risposte sulle dinamiche familiari. Un programma di Francesca Baldini con Gigi Avanti della Consulta Nazionale CEI per la Pastorale della Famiglia. Una produzione Radio Più. Il tema di questa settimana è divorzio breve, rischio o opportunità? È come sempre che le due parole rischio e opportunità mi richiamano un po' l'ideogramma della cultura cinese, no? Dove proprio una crisi è rappresentata con un ideogramma che contiene queste due parole. Divorzio breve è una possibilità ed è un rischio, come ogni crisi. Nella cultura italiana io la vedo principalmente come rischio, perché i tempi di decantazione di eventuali scelte così drastiche come separazione definitiva, i tempi di decantazione di questo lutto non sono brevi di solito. Parlando in termini di tempo, parlando di coppie normali e non patologiche, per le quali sarebbe magari opportuno anche il divorzio brevissimo, se vogliamo, no? Ma per le coppie normali i tempi di decantazione di questa, che comunque è una scelta di sono dai 2 anni in poi, perché possono accadere nel momento della decisione della separazione altri accadimenti che fanno ripensare le due persone, le fanno ripensare se anche ben aiutate soprattutto e se anche confortate dalla grazia, perché non dimentichiamo che tante di queste coppie sono anche sposate in chiesa. Per cui se si dà tempo dopo questa scelta di lasciar decantare, allora il divorzio breve in questo caso non è una bella cosa, no? È più un rischio che una possibilità, e che non vuol dire che uno tenta di recuperare l'irrecuperabile, però dà spazio anche alle emozioni del cuore e ai gemiti dell'anima di placarsi un po', onde decidere se definitivamente quello che è stato un po' anticipato abbia luogo per sempre, perché anche la scelta di divorzio è una scelta per sempre, eh? Non dimentichiamo la medesima dinamica del matrimonio, cioè mi sposo per sempre. Ecco, non sembra un po' una via frettolosa di archiviare una parte della propria vita? Sì, e tutto ciò che è frettoloso lo dice anche la cultura popolare, no? Che, non so, la gatta è frettolosa, ha fatto i gattini ciechi, no? Tutto ciò che è frettoloso non pone a favore di questa situazione del divorzio breve. Ecco, dal punto di vista invece di diritto canonico, questo divorzio breve, visto che poi la Sacra Rota ha invece i suoi tempi, se qualcuno vuole richiedere l'annullamento anche proprio alla Chiesa, si pone un contrasto? E qui io non sono proprio del settore, quindi immagino si possa porre un contrasto. La dovranno vedere a livello proprio giuridico gli studiosi e gli esperti del settore. Si pone sì un contrasto. Tu hai mai avuto nella tua esperienza coppie che hanno divorziato e poi si sono pentite? E me ne vengono in mente un paio, non divorziato, in regime di separazione, senza essere arrivati, perché nel regime di separazione si è ancora marito e moglie, no? Pur se separati, ognuno fa parte a sé, questo vuol dire separazione, però non decadono per esempio a livello di legge i diritti e i doveri sul piano civile, no? E il matrimonio sacramento non decade comunque se era valido, quindi un paio di casi sì. E invece mi viene in mente qualche caso di dichiarata nullità presso i tribunali ecclesiastici, tempi lunghi per arrivare a stabilire quella, tempi lunghi anche se poi le cronache ogni tanto presentano alcuni personaggi non noti che facilmente sembrano avere ottenuto la dichiarazione di nullità, però non mi ci metto, perché un conto è l'immagine esterna che danno i media e un conto è tutto il travaglio interiore che i giudici e gli esperti dei tribunali vivono, o noi quando veniamo chiamati a testimoniare pur mantenendo il segreto sul contenuto, no? Ecco, l'abbiamo ripetuto più volte, ogni caso è a sé stante, però questa ipotesi di un divorzio breve è un po' un riflesso di un uovo, di una società mordi e fuggi, sì. Veloce. Sì, società frettolosa che poi non si sa verso che cosa corre. Dice, siamo tutti di corsa, ma per arrivare dove? Perché avendo l'uomo, l'essere umano, caratterizza le sue azioni e i suoi comportamenti non solo per il movente, cioè cosa li spinge a... ma
anche, direi soprattutto per uno scopo, per cui il movente sarebbe voglio sbrigarmi a togliermi il pensiero, sì, ma per arrivare a quale altro pensiero però? Manca spesso nelle scelte frettolose in genere la finalità, cioè corri ma verso dove? Corro per scappar via da una situazione che ancora sento irritante o generatrice di sofferenza, allora dai, dichiara che sono divorziato, è tutto finito, corri via da, ma per andare dove? Ecco, mancando questo, e una volta avuto il divorzio breve, io penso che la persona dica a parole, ecco adesso mi sono tolto il pensiero, però rimane seduta in un deserto di solitudine e ancora non sapendo verso quali traguardi orientarsi poi. Quindi il rischio più grande qual è? Il rischio più grande è questo qui, che uno poi finisce magari per avere dei rimpianti, per essere stato frettoloso, tra virgolette, e di rimpianti non si campa bene.